Desiree Marta Bassino, come testimonial del turismo cuneese, è sicuramente una carta vincente. Un giovane volto fresco, una personalità frizzante e soprattutto vincente. E questo è il messaggio che vogliamo far passare, quello di una terra appunto fresca, frizzante, accogliente e vincente, per far sì che sempre più turisti vengano a scoprirci, a trovarci e a godere delle bellezze del nostro territorio. Io sono contentissima, come dicevo prima, che sia partita questa bellissima collaborazione, perché va al di là, è proprio una cosa che sento veramente tanto, e per noi atleti la cosa più bella è quando la collaborazione si sposa con qualcosa che sentiamo veramente dentro, che ha un valore affettivo. Il territorio dove sono nata, Borgo, Cuneo, le mie valli, le mie montagne, le mie nevi, è bellissimo poter far parte di tutta questa famiglia e portarmela in giro con me. È una grande atleta del territorio cuneese, un giovane volto emergente che sta vincendo tantissimo in Coppa del Mondo. Noi ci auguriamo che possa continuare a vincere e possa diventare la migliore ambasciatrice delle Alpi cuneesi. Penso di non aver perso mai nessun momento, nessuna gara di Marta Bassino. Vederla scendere in televisione mi emoziona. Già solo vedere la scritta Marta Bassino da Borgo San Dalmazzo, che è il nostro paese, la nostra città, il nostro paese è divenuto città, per noi, per me e per tutti noi è un'emozione. Un grande piacere, un grande orgoglio avere Marta Bassino come cittadina, perché comunque rappresenta un'eccellenza, ma non solo borgarina, ma cuneese, territoriale, quindi questo dà sicuramente lustro e spunto ai nostri territori, alle nostre montagne. Per una campionessa come Marta, come diciamo sponsor delle nostre bellissime montagne, del nostro bellissimo territorio, è un orgoglio che portiamo dentro, dobbiamo essere responsabili anche per queste cose qua. Oggi per noi è veramente un grande giorno, perché abbiamo Marta Bassino che rappresenterà in futuro quello che è il nostro meraviglioso territorio. È sicuramente uno degli atleti di spicco a livello italiano, a livello nazionale, forse è la prima atleta che ha vinto in 5 discipline diverse in Coppa del Mondo, quindi mi sembra che sia veramente, stiamo parlando di un atleta di grandissimo livello, poi un atleta collegato al nostro territorio, alle terre alte, Borgo San Dalmazzo, con tutto quello che è stato il crescere negli impianti, nei nostri impianti, perché effettivamente dall'inizio alla fine ha sempre lavorato e cresciuto nei nostri impianti, quindi sicuramente è una rappresentante del territorio di altissimo livello, ce ne potevano essere pochi di così alto livello. Vi aspetto in provincia di Cuneo.